voce era quella di Sia, la canzone si chiama Accademia. Benvenuti all'Accademia del Buon Umore, sta per cominciare una nuova puntata di Cordialmente Agile e Tranquillo, ma prima riassunto della puntata precedente. Cordialmente! Non me la leo. Nella vostra macchina, bravo, ad ascoltare Cordialmente. A me mi piace il cazzo prima che diventi tale. Vuoi sentire ciao a tutti e contemporaneamente prova, anche il ruggito? Vado? Vai! Ciao a tutti! Basta bere molta Coca-Cola. Il puttaniere insolvente se ne andò senza dare i soldi alla bionda e quando il protettore lo trovò fu costretto a pagare una morsa. Speciale Renzo Piano! Aspetta, posso farlo figo, tu apprezzerai. Speciale auditoria Renzo Piano. Noi che quando riuscivamo a vedere i film sexy anni 70, poi a casa ci facevamo le zaganelle pensando a Edwige Fenech. Pochi sanno che Ponzio Pilato fu sempre molto attento alla forma fisica, al punto che ordinò la costruzione di palestre dove i centurioni erano costretti a fare allenamento seguendo il metodo Pilates. Con il T9 si chiama Casable Ocob, ma il suo vero nome è Barack Obama. Porta! Gli storici sono tutti concordi nell'affermare che Suor Maria Virginia, la famosa monaca di Monza, era una tipa un po' particolare, di quelle che sotto sotto, ma neanche troppo, ci piace il cazzo. Goodbye, my lover! Goodbye, my friend! You have been the one! You have been the one for! E allora benvenuti amici a una nuova puntata di Cordialmente Agile e Tranquillo. Prima di cominciare con la sigla vera e propria, puoi dare qualche piccola indicazione? Metti qualcuno stia arrivando tipo dal centro, passa davanti al Castello Sforzesco. Milano centro? Sì, Pio di Merli. Sì, a quel punto cosa mi deve fare? Ha seguito gli stormi di piccioni che migrano anche di sera da Piazza Duomo a Piazza Castello. Ok. Bravo. Con il freddo, no? Sai, certo, che vanno verso il castello. A quel punto costeggiate il Parco Sempione, bravo, quello della celebre canzone. Degli le storie tese. Degli le storie tese. Quando siete arrivati alla fine di Parco Sempione, continuate dritto e dopo un centinaio di metri di Corso Sempione, sulla sinistra c'è un trans. Ecco, a quel punto siete arrivati. Al limite potete chiedere indicazioni al trans. Ricordiamo che Cordialmente già da almeno 15 anni dalle indicazioni stradale, usando questi simpatici amici quasi sempre di origine sudamericana. Sì, che integrano un po' l'attività, perché comunque non è che lo fanno gratuitamente. Tra l'altro voi dovete vivere il trans sotto Radio DJ, un po' come la Sfinge. Bravo. Cioè voi arrivate. Io ne ho visto uno qua sotto, un trans chiamato Desiderio. Bravo. È lui. A lui ti arrivi, ti fa una domanda, se non sai rispondere non puoi salire a Radio DJ. È pazzesco. Bello. È così, ma ti chiede delle cose di cultura generale, però comunque ma sono tipo? Sempre, non lo so, ma in brasiliano o in italiano? È in brasiliano, quello è difficile. Magari ti chiede anche cosa fa 5 più 7. Secondo però me tu sei uno che parla in brasiliano come lo parlano i genovesi. È vero che è giù, ma sai che vabbè, grazie. Infatti, ma se vai lì e dici, bella Andy, devo andare su Radio DJ, cosa devo fare? Bene, puoi fare tra la sigla. Tra l'altro, i trans Linus sono due in genere. Uno è un trans vero, l'altro è una statua. La statua al trans che è stata eretta negli ultimi tempi. Ah, sì? A spese tra l'altro di Elemedia, perché è anche merito dei trans se tutti quelli che cercano Radio DJ poi arrivano alla meta. Tanto critichi gli architetti e invece loro cercano di abbellire non soltanto la sede, non soltanto il palazzo, ma anche l'intero quartiere. È vero Linus, però voi avete citato una statua e io prima di qualsiasi prossimo appuntamento, qualsiasi cosa tu voglia lanciare, un evento qualsiasi di questa meravigliosa trasmissione, io vi ricordo la statua del giovane che si tocca. D'accordo, benissimo. Adesso questo è un po' da anziani e da vecchi ascoltatori di Cordialmente, però la caratteristica principale di quella statua qual era? Che era su una pedana del subbuteo. Immaginatevi ragazzi una statua di granito alta, era 30 metri con la sede basculante. Com'è Ercolino sempre in piedi. Bravo, però Ercolino sempre in piedi. Ti viene la nostalgia canaglia adesso, guarda. Mi fai una sigla ufficiale che poi mettiamo un disco? Dall'auditorium principale di Radio DJ, sito in via Massena 2, zona Fiera per intenderci, l'unico auditorium oramai rimasto in piedi dopo l'abbattimento degli studi della Fiera Campionaria della RAI. Sì. Un auditorium dal quale sono state trasmesse trasmissioni storiche, praticamente tutte le edizioni di Cordialmente.
e anche qualcosa di DJ Chiama Italia e anche qualcos'altro. Posso inserirmi un auditorium con una buona acustica, perché fortunatamente non l'ha fatto. No, gli architetti sono adesso intervenuti solo sulla parte estetica. Non vorrei andare incontro a querele, chiamiamolo in un altro modo interno. Ho detto non l'ha fatto. Slow Renz. Insomma, da questo posto qui, facilmente raggiungibile con due o tre indicazioni da qualsiasi punto d'Italia. Bravo. Perché non è più vero che tutte le strade portino a Roma, ma tutte le strade portano a Radio. Bravo. DJ. Detto tutto questo, sta per iniziare una nuova storica puntata di Cordialmente Agile e Tranquillo. Bravo. Mi raccomando, andate piano in macchina. Senti che musica. Sai che vi ho cercato nei TG3 della settimana scorsa, quando avevo fatto il pranzo nella piazzetta del nuovo Pirellone e c'erano tutti quelli che hanno lavorato alla costruzione. Io mi chiedevo, chissà se lì in mezzo... Noi eravamo dietro al muro che insultavamo tutti. Sì. Parco Sempione, verde e marrone, dentro la mia città. Metto sul vibro, leggo un bel libro, cerco un po' di relax. 16.000 firme, chiede cibo per Rocco Tanica, ma poi posso l'ancora sano, mentre la gente rabbia per il ponte. E Rocco Tanica è ancora via quel ponte, sì. Da allora non è più tornato praticamente. Rocco Tanica ogni tanto sciopera, fa degli scioperi per un sindacato suo autonomo, ah. E perché è arrabbiato, diciamo, per questa cosa, e giustamente arrabbiato. Certo. Come sono arrabbiati quelli che abitano in quella zona, perché ancora oggi e ancora per tantissimo tempo sopporteranno gli effetti nefasti di una costruzione orrenda, brutta. Ma chi è? Scusa un attimo, vado un attimo a vedere. Sì, di chi si tratta? Parco Sempione, perché oh, marrone. Anche dal Giappone, grazie Giappone. Chiedo al bassista Faso, dimmi, che è un caro grande esperto e osservatore di mode giovanili. Sì, dimmi. Non ti sembra forse un po' diminuito il fenomeno dei bonghi, o sono io che invece vivo in un mondo irreale? No, i bonghi ci sono sempre. Devo ce dire sono che ancora, eh? Sì, devo dire che uno del, diciamo, delle scintille ispiratrici del brano, cioè il bonghista del Saini, che io sento tipo da 20 anni, intanto che faccio gli allenamenti dei baby baseball, ultimamente non c'è più. Però fa freddo. Sospetto che si sposti. Ormai si è relegato la zona luglio stagionale. Anche loro migrano. Migrano. D'inverno è difficile trovare il bonghista. No, però io so che al Parco Sempione ci sono degli stormi di, certo, di bonghisti addirittura. Ma ti aggrediscono, anzi. Cioè, addirittura adesso la Vape ha messo in commercio un fornelletto con la pastiglietta antibonghista. Cioè, tu la metti e il bonghista almeno si tiene ancora? 50 metri. Chi è? Che sto via mai stasera? Chi è? Ma chi è? Piantare con sti bonghi. Okay. Non invece siamo mica in Africa. Infatti sono in Giappone. È sempre giapponese. In apertura di programma o quasi l'appuntamento con le poesie ermetiche. Non credo bello che tu le abbia mai trovate dentro uno strumento a percussione, però potrebbe no essere anche questa un'idea. Magari questa battute tipo bello, tipo col tam-tam, tipo morse, presente, oh, o il tam-tam, tam-tam. Sì. Non me le hai ancora passate, così vedrai che l'idea gli ha dato l'idea bellissima. Sì, perché Hermes ascolta. Ascolta, certo, eh beh, certo, vuoi che non ascolta. Il frutto del suo lavoro. Se insomma tu gliele leggi male le poesie. Io le leggo sempre male. No, tra l'altro. No, lui scusa, apprezza, Hermes. Se no non le darebbe. Lo so, io sono un pessimo dicitore. È anche vero che se non le leggesse Linus non le leggerebbe nessun altro, perché in Italia c'è un disinteresse per la poesia d'autore che fa veramente paura. Sì. Una domanda tecnica, sì. Ma il tam-tam come funziona? Cioè, È tipo il morse? Credo che sia tipo il morse. Oppure cioè fa solo tam tam e basta. Ma infatti ci sono degli studi. Ci sono degli studi. Secondo me va a numero di tam tam. No, perché? Cioè, alcuni sostengono che da una tribù all'altra, cioè tipo se una comincia a comunicare tam tam, l'altra riceve tam tam. Però e poi non hanno mai risolto i loro problemi. Però hanno detto tam tam. Cioè è un linguaggio fatto allora di una sola cosa parola. Rispondiamo? Esatto, e cosa rispondiamo? Risponde di tam tam che non si sbaglia mai. Ci sono delle religioni monoteiste e ci sono anche i linguaggi monoparole. Monargomento. Tam tam. Bene, ha studiato questo, come sono arrivate le poesie questa volta? Questa volta è stata molto strana, perché stavo facendo colazione e sento tam tam. No, il rumore di un aeroplanino, no? Urca. Guardo fuori e dico, ah, guarda, c'è un acrobatico che sta facendo le scritte col fumo certo in cielo.
E invece col fumo ti ha scritto, sì, tutte le lettere. Quanto ci ha messo? No, il peccato che io bevendo il caffè mi sono distratto, mi sono perso le prime 3-4 parole. E allora? Sono dovuto andare a chiedere a tutti qua, tutti i passanti, lei ha visto la prima parola. Alla fine ho ricostruito, spero, giusto. Ma che vita. E non me l'aspettavo. Mamma mia, un rapporto odio-amore comunque, sì, tra però di voi. Sì, intrigante, eh? Mi piace. Alla fine ti piace. Sì, sì. Sì, sì, come tutte quelle robe lì. Prima, sì, ti fa un po' male, poi ti piace. E poi mi piace. Via Lattea. Latte crudo, ho saputo che ti osteggiano. Sei buono e di qualità? Non va bene. Mediocrità in vendita al supermercato? Così dovresti essere per avere successo. Sai che è vero, Linus? Sì, c'è questa querelle del latte crudo, Linus. Praticamente i produttori di latte hanno messo in giro delle informazioni, a quanto mi dicono, false e tendenziose, per cui il latte crudo farebbe male, viene demonizzato. Fatto sta che questi articoli giornalistici hanno fatto effetto, le vendite del latte crudo sono precipitate. E il latte cotto invece com'è? Il latte cotto invece vende alla grandissima, anche se da prove batteriologiche pare che la differenza non sia. Poi sai, Linus, è l'epoca della super tecnologia, va molto il latte HD, perché l'abbiamo già detto, in alta definizione. Certo, come Sky. Quindi uno lo beve, cioè lo vede perfetto, super definito. Torniamo però agli argomenti che riguardano la salute. Ricaricato, il paziente soffriva di una diarrea così potente che gli fecero una trasfusione di cacca. Perché comunque alla fine quando voi andate in bagno e fate la cacca, pensate, bravo, di averla fatta tutta, no, espellete soltanto quella parte che al corpo non serve più. Bravo, un po' la trattiene. Come il sangue, bravo. Al corpo poi serve la merda. In realtà io ho sempre pensato che adesso uno diceva ma parlate sempre di quella cosa lì, ma ci sono delle gente, io ho sempre pensato che uno la cacca se la vuole tenere in realtà, se no non si userebbe il verbo mi scappa. Bravo. Scusami, ma pensate un attimo le radici del linguaggio. Uno direbbe lascio andare la cacca, cioè mi scappa, che implica che io la vorrei tenere. Bravo. La prossima si chiama il negativo. Pensate, il negativo salutava tutti dicendo un giorno, e nessuno immaginava che quella fosse l'abbreviazione di orrend giorno. Pensavano tutti che dicesse, come diciamo noi banali, buongiorno. No? Attenti a quell'apostrofo davanti alla parola, bravo, amore. Non si sa mai cosa nasconde. Quindi è ndgiorno. Sì, bravo. Forse si capisce perché è un po' più duro. Sì. Orrend giorno. Chiudiamo con bianchi inganni, e qui arriviamo ancora al latte in qualche modo. La mozzarella di bufala, se fatta con latte di vacca, a tutti gli effetti è una bufala. Sì. E se perché non può. Devo un po' impegnarvi, prima per capirlo. Mi piace questa versione anche un po' gastronomica e mi permette anche di chiedere se stasera è prevista una incursione della rubrica dedicata agli. Sì, sì. Sono contento. Allora abbiamo parlato di suonatore di bonghi, questo è il più grande suonatore di bonghi. Questo è Copeland. Bravo, colonna sonora del film. Rasti selvaggio, vedi che sono andato a recuperarla mentre stavi parlando. Per tutti i tarantolati che stanno ascoltando Radio DJ, visto che è uno che frequenta anche quel mondo lì. Stuart Copeland dei Police. Dei Police! Sono africani, ma bravissimi. E l'entusiasmo, è l'entusiasmo. Disco, ragazzi, che bello, bello. Stuart Copeland dal film Rumblefish di Francis Ford Coppola. Don't box me in, cioè non mi scatolare praticamente, non mi rinchiudere. Brano stranissimo, un brano molto strano, sì. D'altronde che privilegia la linea ritmica rispetto, sì, a tutto il resto evidentemente. E oltretutto il collegamento fra Stuart Copeland e cordialmente a me mi piace il cazzo è immediato. Perché? Perché chi è che dice sul disco delle storie attese a me mi piace il cazzo? Vittorio Costa. Ma amico, collaboratore, amico e collaboratore pluriennale di Stuart Copeland. Bravo, per la notte della Taranta, per le cose veramente impossibili che fanno però scendere. Per i più giovani, Stuart Copeland, storico batterista dei Police. No, dei Bullish. Dei Bullish. O dei Bullish. Dei Bullish. Un gruppo di Genova fantastico. No, una roba molto bella, vi fa sempre molto ridere perché riporta con i piedi per terra tutti nella realtà. Come noi ci telefoniamo e magari potremmo chiamare, sì, non so, Riccardo Fogli. Ciao Riccardo, come stai? Succede che copre.
Opeland chiama Vittorio Cosma, marca suo amico, miseria. E magari, non so, in tournée con i Police dice: che rompicoglioni che Sting, guarda, è veramente pesante. Vabbè, alla fine certo, gente anche quella. Però è bellissimo, sì, perché sì. Chiude l'ordinarietà delle cose ad alti normale, livelli. Però. Esatto. Mi piace molto. Come leggevo l'altra mattina, che il cast di Obama, i suoi collaboratori più stretti, che sono abituati, come con tutti i presidenti precedenti, a fornire loro una rassegna stampa quotidiana sintetica di tutto quello che, certo, esce, rimangono un po' perplessi, anche si incazzano, perché scoprono che lui si va a cercare le cose da solo. Ah, sì. E lui, quando non c'è nessuno intorno, naviga su internet e guarda lui e dire. Poi dice ai consiglieri: sai che ho scoperto che Diane Lane ha fatto Rusty il Selvaggio? Ma dove l'hai come? Visto? Su Google. Ma come? Vai su Google da solo, senza la scorta con... Devo farti scendere io. Perché in Rusty il Selvaggio c'erano Matt Dillon, giovanissimo, Mickey Rourke, stragiovanissimo, Diane Lane, figa e giovanissima. Fighissima. Sempre fighissima, ma anche poi, adesso. Poi tanto Diane Lane non è che copre un range di fighezza che va da, sì, quando ne aveva 15 a quando adesso ne avrà 80. Esatto. Sulla fiducia, Dennis Hopper, giovanissimo, giovanissimo. Nicolas Cage, sai com'era? Non era ancora nato. Bravissimo. Sì. Se ne dico un altro ancora, Lawrence Fishburne, che è l'attore di colore che ha fatto Matrix. Ah, certo. Quello che ha preso ho il posto di Grissom, adesso in CSI. Bravo, sai lui com'era lì? Era solo l'ovulo fecondato, talmente giovane. E c'era anche Tom Waits, già vecchio. No, lui ha già 25 anni. Tra poco torniamo, va, questa è Radio DJ. Abracai, Lufuk, Agran, Lufuk, Fraku, Puntalo, Punta, Mihara, Wanara, 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 bentornati, stai ascoltando Radio DJ, questo è cordialmente agile e tranquillo, ma anche cordialmente... Cordialmente, a me mi piace il cazzo, ci stiamo avvicinando all'attimo, che non è poi ben individuato, in cui il titolo vira dall'uno all'altro. Cordialmente! Piace il cazzo! È il suo bello, guarda, è il suo bello. Sì, 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 lo si capisce anche dagli argomenti che si spostano da cose agili o tranquille, sì, a cose un po' più dure, piccanti. Sì. Per esempio, ora c'è un documentario, sì, che anche se in maniera molto formale, sì, ci comincia a portare verso appunto la sessualità. Temi. La sessualità. Vabbè, lì non se ne deve parlare, siamo nel terzo millennio. È normale, è una componente della vita. Però facciamolo fare alle voci istituzionali. Ma, certamente. Cioè, perché chi siamo noi per insegnare alla gente come si usa quella nessuno parte del corpo lì. Vai. La forza motrice della vita è il sesso. Ogni animale sulla Terra discende da una dinastia di soggetti che da 4 anni si riproducono con sesso. L'evoluzione del sesso è un campo di battaglia sul quale solo il più sexy trionferà. Gli albatri lo fanno così. Dall'esterno un kiwi femmina lo fa così. Ma dentro lo fa così. Questo geco lo fa così. Ma il suo folle gesto in realtà è ragionato. Mentre la femmina mangia, lui continua a iniettare sperma. E più sperma c'è. Sorprendentemente, dei minuscoli acari parassitici intorno all'occhio del geco lo fanno così. Ma ricordati che ogni nata... Il motivo di tanta passione è ovvio. Ma perché molti animali soffrono tanto a causa del sesso? Questi hanno addirittura 2 pene, doppiamente efficaci. Ma a volte è il maschio, piuttosto che la femmina, piuttosto che gli albatri, piuttosto che un kiwi femmina, piuttosto che un geco,
piuttosto che Guido Bagatta a compiere il sacrificio supremo. Ribalta il proprio corpo, sacrifica la propria vita per il sesso. Ma perché molti animali soffrono tanto a causa del sesso? Ma ricordati che ogni Natale. Sai che sono più contento adesso? Perché finalmente quando i nostri figli cresceranno gli potremo spiegare come funziona il sesso con un po' più di cognizione di causa. Sì, Linus, io stesso, che pure insomma sesso un pochino. L'hai masticato? Hai masticato il sesso? No, non ho masticato, però ho fatto altro, diciamo. Ci sono degli aspetti che non conoscevo e che mi sono più chiari adesso. La prossima volta che vado in Nuova Zelanda, ci vado molto spesso, come sapete, e incontro un kiwi che non è quel frutto femmina, lì peloso, ma quella femmina. Certo. Dal di fuori mi sembra normale. La poi, kiwa pelosa. Bravo. Poi io so che dentro lei sta facendo così. Ma che è un'altra storia. La vedi con degli altri occhi. Sì, ecco, l'unica cosa che mi spaventa un po' è Bagatta. Sì, però non vorrei che si sacrificasse. Volevo arrivare giusto lì. Non vorrei che si sacrificasse in nome del sesso, perché hai sentito che c'è il rischio del sacrificio supremo. Ma è si... lui quello lì. Cioè, non è che la donna in generale fa quel verso lì e mette quel verso lì, no, che assomiglia alla voce di Guido Bagatta. No, me lo son chiesto. No, quando quello l'ho è. No, ma dopo ho capito dal documentario che a un certo punto alcuni animali sdraiandosi sulla schiena e mostrando la pancia compiono il sacrificio supremo in nome del sesso. Comunque a me la cosa che ha colpito di più è che il sesso serve a fare figli da 4 anni. Sì, cioè fino sì, a prima sì, di fino 4 al 96, anni fa era solo per basta. Piacere fino al 2006 niente. Ma sai che c'è, ma guarda, si imparano, c'è un pezzo che parla di sesso, parla di sesso. George Michael, I Want Your Sex. George Michael che ai tempi di questa canzone si strusciava tra lenzuola di raso con una bellissima ragazza giapponese. E mi sembra che non avesse ancora fatto outing. E non aveva ancora fatto outing. E rifacesse adesso il video probabilmente lo farebbe con la barba e farebbe anche bene dal suo punto di vista. Un bellissimo ragazzo giapponese. Appunto. Cioè, però io apprezzo l'altruismo di George Michael perché si è sacrificato. Bravo. Quindi. Cioè pensare, a me tutti sti corpi di donna non mi piacciono, però tempestare un video di super patonze come era questo per il nostro bene. Ma io sono contento. Cioè, comunque lo stimo, capisci? Se mi faceva vedere tutti i ragazzi, vabbè, potevo dire che contento, non contenti tutti. Peraltro io pensavo fosse neozelandese, anzi pensavo fosse giapponese, in realtà era neozelandese. Lei? Era una kiwi, sì. E dentro. Allora sappiamo come faceva. Durante il video faceva quello. Sì, perché lì non vola il kiwi. Eccola qua. Senti come gode. Pazzesco. Ah, se Jack Mangione è pronto con la sigla. Si scoprono delle cose, grazie a cordialmente a me mi piace il cazzo, che io, cioè io stesso scopro delle cose, immagini di quelli che sono in macchina adesso, che non pensavano mai di, in un viaggio, ascoltando una serie di puttanate, di imparare tanta roba. Questo è un programma che andrebbe ascoltato con un blocchetto di carta e una penna di fianco. C'è gente per che prendere fa, appunti e segnarsi le secondo cose. Secondo me c'è. Andrebbe messo in onda non su DJ Television, ma su Rai Storia 805. Rai Edu. Sì, secondo me è più educational. Allora chiedo al maestro Mangione se può partire con la sigla, perché è arrivato il momento della rubrica copiata dal programma di Carlo Conti, Noi Che, sottotitolo. Da Noi Che, una rubrica copiata dal programma di Carlo Conti, I Migliori Anni, per ripensare a come eravamo, commuoverci, soffiarci il naso, guardare dentro il fazzoletto e commuoverci ancora. Leggera, con commozione. Sai che Moletta mi piace? Moletta di Pasovale. Cos'è che ti piace? No, volevo dire che mi piace questa voce sexy alla sì, Mario. Sì, anche a me Biondi. Molto. E ho scoperto che piace molto anche l'ascoltatrice. Sì, alle ragazze piace Mario. Sono Biondi. Intrigate. Anche se l'altra volta era arrivata solo una mail di un uomo. È vero. E mi ha detto mi piace molto questa voce. Me ne volevo dire, così, Me ne volevo dire una che è pazzesca, non lo sapevo. Ma lo sapete che Mario Biondi quando canta è in falsetto? Perché normalmente è molto più profonda. È ancora più basso, non è certo. Ha 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 ha.
c'ha gli infrasuoni, non si ma sente scherzi, quando parla, crea delle crepe sul pavimento ed è condannato a parlare in falsetto tutta la vita, perché sennò gli altri non lo sentono. Allora, noi che alla tele guardavamo Canzonissima in bianco e nero, noi siamo parte di quel mondo lì. Noi che un giorno ci siamo accorti che Canzonissima in realtà era a colori, bastava andare su menu, poi su regola immagine, poi su colore e alzare le tacchette, tutto lì. Noi che a Canzonissima tifavamo Gianni Morandi. Noi che quando Gianni Morandi era basso in classifica mandavamo ai giurati di Canzonissima una busta con dentro una pallottola. Sì. Bei tempi. Bravo. Noi che la settimana dopo Gianni Morandi minghi era di nuovo alto in classifica. Come mai? Chi può dirlo? Noi che grazie alle nostre entrature a Canzonissima illudevamo le fans di Gianni Morandi che avrebbero potuto incontrarlo a condizione di afferrarci a noi il membro e scuoterlo. Loro ce l'afferravano, ce lo scuotevano e poi ci toccava fargli mangiare le caramelle cancella memoria di Paperinic. È un metodo molto più bello di quello di com'è che si chiama? Di Will Smith, di Men in Black. Men in Black. Lo sparaflash. Molto meglio quello delle caramelle di Paperinic. Noi che un giorno Gianni Morandi ha scoperto la storia delle fans dello scuotimento, si è arrabbiato e ci ha inseguito per 42 chilometri facendo così la prima maratona della sua vita. Sì, mi ricordo. Noi che quando l'uomo è sbarcato sulla Luna eravamo tutti quanti davanti alla televisione. Noi che quando l'uomo è sbarcato sulla Luna eravamo tutti quanti davanti alla televisione, ma stavamo guardando un film western. Noi che il giorno dopo lo sbarco sulla Luna tutti parlavano di quanto fosse stato eccezionale e noi dicevamo sì, specialmente la scena del duello. Sì. Perché dicevano, oh, hai visto gli stare in televisione? Ricordo. Sì, è morto. Morto, guarda che roba. Noi che quando la NASA venne a sapere della storia del duello western, la trovò una buona idea e cominciò a inserire un duello in tutti gli sbarchi sulla Luna. Sì, mi ricordo. Noi che le cronache ufficiali non lo ricordano mai, ma almeno 16 astronauti morirono in un duello western sulla Luna, capito? E tutto questo perché noi eravamo distratti e sintonizzati su un altro. Perché non c'era ancora il telecomando, fondamentalmente. Ma chissà cosa succede adesso se spari sulla Luna? Al proiettile. Da qua? Il proiettile no. Te lo dico subito, se non ci arrivi mica. L'uomo sulla Luna, quello che mentre sbarcava c'era qualcuno che faceva i duelli western e li mandava anche in televisione. Durante la canzone un dibattito interminabile su cosa farebbe un proiettile se sparato sulla superficie lunare. Ci probabilmente chiedevamo. L'ingegnere Bellisari fosse... diceva che andrebbe più forte forse. Se ci fosse, no, non ho detto questo Linus, non mi mettere in bocca. No, però no, non può accelerare rispetto alla più forte velocità che in iniziale. Italia. Sì, sì. Più forte che no, nel senso che ovviamente non essendoci l'attrito dell'aria, sì, essendoci una gravità inferiore è anche facile che entri in orbita, però qui devono arrivarci in soccorso tutti quegli italiani all'estero, nelle università magari di Princeton o che lavorano alla NASA, che sanno, esatto, che ci ascoltano su internet. Però sai che sono contento di sapere che nel gruppo di Cordialmente c'è qualcuno bravo per ogni cosa. Io non so ancora su quale, però per esempio nel tuo caso sei l'uomo che ci dà un po' più di garanzie scientifiche, e per questo sulla carta lì, insomma, carta, rispetto a noi comuni mortali, è per questo che nelle tue mani c'è anche lo spazio dedicato, insomma, al futuro della questo frutta. Questo è un fatto, cioè che io sia stato scelto dall'ANFO per essere, diciamo, il testimonial di questa nuova moda che sta prendendo piede a una velocità supersonica. Vuoi spiegare che quella moda è? Della frutta OMG dichiarata. Vai con la sigla. Ora in onda frutti prelibati nuovi e interessantissimi che potrete trovare nei punti vendita fruttivendolo che aderiscono all'ANFO, Associazione Nazionale Fruttivendoli a favore dell'OMG. Oh yeah. Perché c'è questa moda di dire no, l'OMG che schifo, noi non vogliamo la manipolazione genetica della frutta, della verdura, degli animali, non parliamo non se ne neanche. Parla neanche. E invece è tanto bello, perché l'abbiamo detto già anche l'altra volta, la frutta è noiosa, cioè non posso pensare per tutta la vita, bravo, di mangiare sempre una banana, che la palo, la mela, che mandarino, e poi ho fatto il mandarancio, l'incrocio fra il mandarino. L'arancia. Ma tanto il mandarino chi lo mangia? Nessuno. Sono troppi semi, no? Troppi semi, non lo vuole più nessuno. Chi lo mangia? Ha rotto, ma credo le balle, che non esista neanche più. Ormai. No, esiste, ma ha stufato. Si annoia lui stesso di se stesso. Sì. Beh, infatti io per questo.
visto? L'altro giorno ho visto un ragazzo che aveva un sacchetto pieno di mandalini. E così è il mandalino, cioè come il mandarino, però fuori non c'ha la buccia, ma c'è la stoffa proprio. E dentro i vari spicchi. Ma so che costa un casino. Allora, lì puoi lavarlo è un casino. Tu stai aderendo. Sì, ma io sono già dentro, guarda. È una moda. Infatti, la volta scorsa c'era stato sciopero perché chiaramente i rivenditori ora battono casa, cioè dicono: "No, ragazzi, qua ci sono le vendite, bisogna adeguare i prezzi". Allora, in ogni caso ci sono delle new entry. Vai, vai, vai. Ma questa è la classifica dei gusti del pubblico, certo. Quindi sono i frutti della settimana. Il cocco cocca, che è un incrocio fra un'albicocca e una noce di cocco. Praticamente è un'albicocca che al posto del nocciolo, o del nocciolo? Del nocciolo. Nocciolo c'ha una noce di cocco dentro. Quindi tu mangi l'albicocca e poi spacchi la noce di cocco. Cioè, due forti in un euro. Però è piccolissima la noce di cocco. Purtroppo c'è l'incrocio inverso, c'è l'incrocio inverso, se ti viene male la manipolazione, ti viene fuori l'albicocco. E quello è No, quello lì è un albicocca chiuso dentro il gusto della noce di cocco. Con tutti gli svantaggi. Però c'è il gusto della noce di cocco con dentro il succo di albicocca. Ah, sì. Beh, per cui se spacchi. Buono, buono, buono. Pensa che io ho visto uno che aveva in mano invece un'albicacca. Ma va! Che fuori era arancione, dentro invece era marrone. È una quella lì, non ha funzionato. Se ne ho sentito parlare che non ha preso piede. Esperimento non riuscito. Gli scherzi. Ha un saporaccio. Poi c'è la perla. Un incrocio fra una pera e una mela. Perla. Perla, giusto. Ci sta. Un incrocio fra pera e mela. Compratissimo, adattissimo dalle donne per farne collane, anelli, insomma. Però con la frutta. Sì, sì, con la frutta. Poi Justin Baker, sì, immagino lì. Con le banane. Preziosissimo, preziosissimo. La perla. Poi ci sono delle new entry prepotenti. Il pelù. Un incrocio fra una pera e un lupo, praticamente. È una pera ricoperta di pelo di lupo. Di lupo. Ed è adattissimo ai tamarri, veramente se li mettono in macchina che pendono queste pere. Sull'unotto. Ma soprattutto è il gadget simbolo della riunione dei Litfiber. Eh certo, ti stavo aspettando qui. Insieme con il ghigo, che è un ghiro incrociato con una golia. Quindi è la liquirizia. È un normalissimo ghiro. Nero. Solo però. Che quando caga fa delle golie incartate. Ha incartate. No, già incartate. Sì, sì. Lo riconosci solo quando caga. Ma la Caremoli come vive questa cosa? No, no, cioè. È sposso. Ah, sposso. Eh beh, è chiaro, scusa. Cioè, non è che. No, 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 ma questo è un treno su cui salgono tutti ormai. Benissimo. Certo. Abbiamo poi il morto, un incrocio fra una mora e una bacca di mirto. Celebre. Questo deve essere buono, perché ecco, è abbastanza congruo. Sì. Poi c'è un nuovo settore, incroci fra frutti e frutti di mare, i mirtili, inutile dire di cosa sono incrociati, e la frangola, un incrocio fra una frangola e una vongola. Ah, e com'è? Beh, questi sono degli esperimenti, e l'esperimento degli esperimenti. Non mi piace tanto la frangola. Cosa ne sai, Linus? Boh, sulla fiducia, guarda. Posso... Ma non ho capito. No, la frangola no, grazie. Che apri la vongola e c'è la frangola dentro, Linus. Ma una frangola che si muove. Preferivo la frazza, un po' frangola, un po' cozza, sì. No, quelli stanno ancora sperimentando, quelle con la cozza sono per la prossima volta, ce ne sarà tutta una gragnuola di incroci con la cozza. E l'ultimo esperimento degli esperimenti è il kiwi. Ah, l'animale? No, è il kiwi incrociato con l'uccello. Il frutto incrociato con l'uccello. Con quale uccello? L'uccello del kiwi. L'uccello del kiwi. Il kiwi praticamente è un kiwi con le ali praticamente che non vola, non che vola. Non vola, ma si mangia comunque. Si mangia, si apre e si pulisce, è lassativo, si sì, molto. Va bene, va bene. Torniamo tra poco, cordialmente agile e tranquillo. Ma che di questo suono lì? È sempre il kiwi eccitato. Sul finale, come sempre, il grande karaoke di Mangoni. The Architect. Yeah. Peloso però è rimasto questo kiwi, Sì, però, piace, però secondo buono, me no? Sì, buono, buono, però c'è una preponderanza del frutto almeno sulla superficie che mi ha un po'. Poi tra l'altro è anche certo che è un frutto, lega un pochino. Però sì, è anche un po' animale, per cui se lo tieni in casa c'hai il vantaggio che non caga mai. Mai?
mai. Per cui poi vive anche abbastanza. Per cui è carino, cioè non dà grandi manifestazioni di affetto, sì, perché resta sempre fermo. Come le oloturie, non so se hai in mente, quegli animali che non hanno. Che non hanno vita praticamente. Che se no, te lo dicono che sono animali, tu credi che siano un sasso, non so. Sì. È come avere un'anguria, però sapere che è viva. Bravissimo, un'anguria viva. Mamma solo mia. Con i peli. Che immagine. E fa le uova. Stavo pensando all'incrocio tra l'anguria e l'anguilla, che potrebbe essere carino, l'angulla. Bravo. Ma guarda che ci sono quelli dell'anfo che ascoltano, Sì, prendono spunti. Non escludere. Ma loro partono dalla congruità fra i nomi degli animali e dei frutti o la compatibilità biologica? Loro con molta onestà intellettuale partono dal profitto. Cioè ciò che ci fa guadagnare di più, senza farsi tante menate buoniste. Ma un uccello che poi viene trasformato in un mostro, chi se ne fotte, Linus. Lì si va al profitto. Bene, questa bene, cosa bene. Vende? Ho un margine del 100? No, voglio di più, voglio il 1000. Allora voglio chissà se fra 1000 anni parleremo anche di questi frutti come in questi giorni parliamo invece della storia che ci ha preceduti. Esattamente, vorrei in onda che Storia Channel, ovvero se te lo sei perso anche stavolta hai superato ogni limite, cioè sei fuori. Sei completamente staccato dalla realtà, cioè non ci stai più dentro, capisci che è una storia assurda. Sei avulso, bravo, cioè è troppo assurda questa storia. Well, nel 79, quindi soltanto 20 anni fa, 30 anni fa, il fisico Carmen Capecelatro ha cercato di dimostrare scientificamente come può uno scoglio arginare il mare. Ma non ce l'ha fatta. E d'altronde la canzone già partiva con l'interrogativo, no? Anche, sì, però ci ha provato. Il barman statunitense Phil Del Discourse ha inventato un modo, cioè uno tassativo proprio, lapidario. Ha inventato un modo, fanno la lapidenza anche nel suo bar, lo sai? Dove lanci le pietre a quelle che stanno ballando. Ha inventato un modo originale di servire il whisky on the rocks. Lo stravagante barman lo versa su una band che sta suonando i classici del rock e il cliente lo beve leccando i musicisti, cioè on the rocks. On the rocks, fantastico. On the rockers sarebbe in questo caso. Abbreviato on the rocks. Gianni Bambinoni, studioso del linguaggio, sostiene che l'espressione vaffanculo ha radici millenarie e si riferisce all'antica arte dei culatori che realizzavano dei culi decorativi in argilla e gesso. Ah, quindi vai a produrre un fondoschiena. Vai a farmi, come dire che è un'esortazione, tipo fammi un dipinto, fammi una cosa. Non è volgare in realtà. Gianni Bambinoni, nei suoi approfonditi studi sulla lingua moderna, ha scoperto che l'espressione mi stai sulle balle è di origine rurale e risale al Medioevo, indicava una certa antipatia verso uno che se ne stava seduto sulla balla di fieno mentre la stava raccogliendo. Esatto. Mi stai sulle balle, non le posso spostare. Bravo, vai via. Cioè mi stai dando noia, senso è, infatti. C'è un modo di dire comune ai vari dialetti delle tribù indiane d'America, i pelle rossa, come dicevamo una volta. Sì, magari gli Apache, i Comanche, tutti quelli. Si tratta della famosa frase Tomahawka il Tomahawk e Scurahawka lo Scurahawk, che letteralmente significa lascia e accetta l'accetta. Bello. Questa è l'unica frase che accomuna tutte le lingue degli indiani, credo. Ah, gli indiani d'America, che bel popolo. Dopo aver parlato tanto di storia, questa è una canzone che ci dice attenzione, perché la storia si ripete. Fra, che ne so, 1000 anni arriverà il nipote di Gianni Bambinoni. Bravo. A studiare quello che noi abbiamo messo nelle nostre canzoni. There's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving. La storia si ripete, cantava Shirley Bassey qualche anno fa insieme con un gruppo contemporaneo, mentre lei è una cantante di molti anni addietro che forse avrete sentito con le canzoni di 007, quelle più famose, no? I più importanti temi furono cantati da lei, soprattutto Goldfinger. Goldfinger che era stradino col golfino. Sì, che è un po' freddo. Golfino è un cattivo che praticamente vuole alzare di 1-2 gradi la temperatura della terra perché lui è sempre un po' freddo, è costretto a mettersi questo golfino che non vorrebbe indossare, no? Quelli con i piedi freddi anche d'estate. Lo sai che faccio fatica a sentirti, Linus. Alex, non ti vedo tocca, più Linus, tocca a chi Linus.
Chi è? Gennaro. Sì, ciao. Chi è? Ti chiamo dalla provincia di Napoli. Dimmi. Volevo sapere un po' sul lavoro, se è possibile. Che lavoro fate attualmente? Io diciamo sono meccanico in genere. Vediamo un pochettino. Meccanico? In genere. Chi è Roberto? Qualcuno che ha lavorato con te? Roberto? No, è un amico che ha una pizzeria. Ma ti vuole molto bene, vedo. Ah, sì. Lo conosco da poco, non è che... No, infatti vedo che una sera ci hai parlato. Ah, beh, sì, in pizzeria, sì. Ma porta pure un po' di pizzetto questo Roberto. Sì, infatti. L'ho visto. Dici la verità, potevo sapere certe cose. No, infatti io ti seguo, ma non ti ho mai chiamato. Tu hai chiamato proprio per chiederci la verità. No, io ho chiamato per lavoro, perché è un periodo che non va bene. Allora, tu migliorerai però. Ma sempre dove sto, no? No, figlio mio, questo avverrà un cambiamento. Io vedo un cambiamento che avverrà e le cose miglioreranno. Però mi devi dire una cosa. Sì. Tu però mi essere sincero proprio, perché mi esce qua sulle carte. Sì. Chi è questo omosessuale che è uscito? È un ragazzo che qui in officina, frequentavo qui l'officina, ma molti anni fa. Sarà fatta carburatore e marmitte scorte? Sì, era di secondigliano questo tizio. L'hai cacciato? Che è successo? No, vabbè, non lo conoscevo direttamente. Ma la marmitte l'ha addrezzata, pure a te gli voglio dire la verità, lui apparisce la verità, perché qua è uscito sulle carte, è figlio mio. La marmitte storta ha aggiungiato pure a te. A parte il marmitte carburatore, ma chi le proprie era esagerato. Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali. Però l'omosessualità. Un abbraccio. Però a me mi è asciuto qua che Chris è stata un poco troppo esagerata. Comunque. Con me no, perché io nemmeno io vedo qua dove tu lavoravi. T'ha fatta la proposta, non t'ha fatto? No, io lavoro ancora qui. No, Rick t'ha fatto capire che sì, volevi... sì, ma io non... Quante volte t'ha fatto capire? Ma un paio di volte. Vai dice la verità. Una volta ci stava proprio carenne tua, perché a me mi è asciuto. No, lui ci stava tentando, sì. In tutti i modi. Io lo vedo qua, dietro a quell'angolo del muro dove lui si mette, lasciamo stare. Sì, infatti, noi non ti posso dire. Una volta ti stavi sbutturando pure la cerniera lunga. Sì, infatti. E tu l'hai fermata a mano. Sì, bravo. Quando lui stava sfilando proprio nello slip, tu ti sei fermato. Sì, perché io non sono... Ma tu non sei, lo so. Non discrimino questa gente, però... Non discrimino nemmeno io. Io leggo le carte, quello che vedo... Ma tu ti credi che sono contro l'omosessualità? No. Assolutamente. Io vedo che chi se ti stai vedendo fuori un malloppa, bello mio. Sì, io li metto in... Ha pure toccato un poco. Una dice la verità. A marmitta storta tu, chi sta? Ha toccato un poco e tu ci hai fermato. Sì, ho detto, guarda, che non provo niente, si è mosciato tutto, fermati là. Bravo. Però la marmitta me l'ha pigliata. Ha pigliato sì o no? Sì. Allora, ma dice sì, ma accontentà o perché l'ho già indovinato veramente? No, è vero questo fatto. Perché è vero. Comunque. Genati, ringrazio. No, ti voglio bene, però a me dice la verità. Non ti fa meglio ciò a marmita. No, infatti io mica ti ho mentito, scusa. La cosa strana è che io vivo queste interferenze con fastidio all'inizio, ma con fastidio anche alla fine quando se ne vanno. Vorrei che non finissero mai. Però Linus si impara, come ti avevo detto prima, si imparano tante cose. Ad esempio, che non va bene farsi prendere la marmitta in mano. No. On the line. Erano i Gorillaz su Radio DJ. Chissà se un giorno Mangoni potrà cantare anche una canzone dei Gorillaz. Si può provare, tutto si può provare. Ciao architetto, come stai? Ciao cari, bene. Il vero architetto del tour Gattini degli Elio del Sole Tese. È vero. È lui che coordina tutte le date, tutti gli spostamenti. È inutile che parli con questo tono ironico. Adesso Mangoni è l'architetto dell'intera carriera degli Elio e le Storie Tese. L'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, lo ripetiamo in ogni concerto. Ci ho messo quasi 20 anni a capirlo. E l'abbiamo detto anche questa settimana nei teatri di Udine, Mestre, Mantova, dove ci siamo esibiti, e che sono questi teatri stessi esauriti, cioè
Linus, c'è questa assurdità che da quando abbiamo detto che l'artefice delle nostre fortune è Mangoni, pazzesco, teatro esordio, non si trova più un biglietto. Sai cosa mi ricorda un po'? Il meccanismo dei gialli di un tempo, quelli tipo Agatha Christie, no? Quando l'assassino era sempre il maggiordomo, cioè la persona più insospettabile in assoluto. Chi avrebbe detto che la mente diabolica dietro agli Edi e le Storie Tese in realtà era l'architetto Mangoni? D'altronde tu mi insegni il termine architetto sta, esatto, per architettare, no? Giusto. C'è l'ombra. L'altra sera, non mi ricordo se a Parma, durante lo show di Parma o forse Vicenza, adesso non viene in mente, l'architetto ha detto una cosa molto giusta, perché noi commentavamo dicendo ma in fondo sono 20 anni, 25 anni che non avevamo capito questa cosa, e tu lo sapevi però di essere veramente l'artefice del successo. Certo che lo sapeva. E lui ha detto sì, ma io volevo che lo capiste da solo. Bravo, bravo. E sì, noi ti ringraziamo. Noi lezione di vita, ragazzi. Sì, e anche di fianchi. Guarda che giro vita che c'è. Allora, Mangoni, quale canzone questa sera? Whitney Houston. Ah. I will always love you. Ah, perfetto. Cioè quella di Bodyguard, fondamentalmente. Esatto. Ok. No, perché quella lì. No, perché lui ha discorso al momento di accomiatarci hai detto che avresti cantato un'altra canzone, cioè una canzone di Whitney Houston. No, esatto, no. È di Whitney Houston. È Whitney Houston. Ah, allora, Whitney. Ho capito Whitney Houston. Ma Whitney, ragazzi, dai. Whitney è un'altra, ma una che poi è regolarissima. Sì. Che canta anche lei poi una canzone molto simile. Come Britney Spears. Esatto. Britney. No, British Spears. Alex Britney Spears. Esatto. Perfetto, vai con I Will Always Love You. A parte così. I will always love you. We always love you. My darling, you, bittersweet memory, that is all I'm taking with me, so goodbye, please don't cry, we both know I'm not what you need, and I will always love you. Lupo solitario. I always love you. Era la serie Lupo solitario. Adesso c'è la sola. Lascia sfogare il sax, dai. No, ma finalmente c'è la vera anima di questo brano. Linus, voglio dirti una cosa, è notte e qui fuori c'è un branco di lupi che l'ha riconosciuto come il maschio dominante. Il maschio alfa. Il maschio alfa. Io ho paura a uscire. No, usciamo insieme a lui. Insieme a lui sì, ma lascia lui. Life pretty you kind, and I hope you have dream, oh, and I wish to you joy and happiness, but above all this I will you love. Vai. Senti il capo branco come contento che sono arrivati i cuccioli. Bravo. Adesso calmiamo i lupi di sotto, sigla e saluti, vai. Buonanotte.
notte, Lino. Bravo. Buonanotte, questa notte è per te. Dell'Olimpo, buonanotte, questa. Buonanotte. Entra, entra. Sì, al primo posto. Buonanotte. È molto bella perché è riuscita anche a risvegliare il mondo animale. Perché, tra l'altro, perché con questo freddo i lupi sono arrivati dalla Brianza. Si sono di corsa. No, una cosa che non vi ho detto è che sono in contatto con i principali quotidiani italiani, tipo il Corriere della Sera e Repubblica. Sai che stanno facendo in questo periodo anche delle operazioni discografiche, tipo con Repubblica escono i dischi di Led Zeppelin, certo, in questi giorni. Mi hanno chiesto se possono fare poi dopo, quando finisce quello, un cofanetto. Aspetta, con le migliori versioni di Mangoni. Aspetta, vediamo la peso d'oro. Perché non sappiamo ancora quale potrebbe, bravo, essere la migliore. Cioè non vorrei commettere crescendo l'errore. Sì, certo. Io non so voi, ma ho la sensazione che ogni nuova canzone batta le precedenti. Sì. È impossibile, non si può andare avanti all'infinito. Non c'è limite al meglio, invece. Grazie, buonanotte a tutti, grazie Alex, alla prossima puntata di Cordialmente. Ciao! 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 Ciao